Grazie Presidente. Chiedo l'autorizzazione a consegnare la mia relazione su questo provvedimento. È autorizzato, onorevole Tacconi. Il governo intende intervenire, onorevole. Bene, si riserva. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione articolo 1. La votazione è aperta. Lo sacco. Ecco. Altri che non riescono a votare? Onorevole Bonafede. Latronico. Bene. No, non bene, la tessera. Iannuzzi, Cristian, Casu, Binetti, Cicchitto. Onorevole Bonafede, come siamo messi? Intanto anche Cristian Iannuzzi non riesce a votare. Lauricella. Credo che sia necessario un tecnico per l'onorevole Iannuzzi Cristian. È il quarto settore in alto. Ha votato. Bene. L'onorevole Lauricella non riesce a votare. L'onorevole Caso. Lauricella ha votato? No. Onorevole Lauricella. Onorevole Caso ha votato? Ok. Onorevole Lauricella, forse ha bisogno di un aiuto. Siamo al quarto settore. Ha votato? No, eccolo là. Quarto settore, metà del quarto settore. Ci siamo? Senza farsi male, onorevole Vignaroli. La votazione è chiusa. Presenti 483, votanti 381, astenuti 102, maggioranza 191, favori 381, contrari nessuno, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione articolo 2, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Brignone, Da Torre, Giorgis, Archi, Turco, Epifani. Epifani. Latronico. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 481, votanti 380, astenuti 101, maggioranza 191, favori 379, contrari 1, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione articolo 3, la votazione è aperta. Allora. Malpezzi, Taricco.